guardavano le vecchie strutture. Lì sono successe cose brutte. Meglio restare alla larga. Grazie mille, amico. Grazie. È la nostra occasione. Spero che non mi mandino mai più, Augun. Anch'io. Da lì sono passati troppi schiavi. Già, li trasferiscono. È difficile godersi una bella tortura se ti mandano via dopo due giorni. Dove sono quelle rocce che il capitano voleva usare per la nuova fortezza? Arrivano, arrivano. I pelle molle le stanno scavando. Grazie mille, Ramingo. Grazie. Siamo liberi! Chiedo che razza di roditore si nasconde nelle ombre. È stato segnato da qualcosa di molto potente. Lo sento. Credi che abbia delle risposte? Per entrambi. Dobbiamo trovarlo. Non dovrebbe essere difficile. Queste orme non sembrano né di uomo, né di bestia. Ragione in più per indagare. Fuori, verme! Attento, ci sta portando verso il pericolo. Non puoi ucciderci tutti, umano! Dimostra di avere fegato! Nessuno si merita un simile fato. Sembra che finire in catene sia il vostro destino. Sono scappati. Al posto suo li avrei giustiziati al primo tentativo.
Cos'è stato? Basta amputargli le gambe. Non gli servono per scavare. Devo bere di vino. Il cervello mi fa brutti scherzi. E io che speravo di combattere. Ramingo, arrostirò la tua carne al fuoco. Basta! Ramingo, arrostirò la tua carne al fuoco. Non abbassiamo la guardia. Insieme. Sei? Non lasciatemi acchiappare. Impiggeremo la tua testa su. Buttatelo a terra! C'è qualcuno che si nasconde? Ho la sensazione che mi conosca meglio di me stesso. E come può quel roditore conoscere uno spettro? Siamo connessi in qualche modo, lo sento. Non preferiresti lavorare in uno dei loro cantieri invece che scavare? Neanche per sogno. Ho visto troppi uomini morire in incidenti quando l'orco capo li fa correre. Oggi gli orchi hanno catturato dei combattenti della resistenza. Li hanno fatti a pezzi davanti all'intero accampamento. Di questo passo non ci saranno più uomini liberi a Mordor. Così indifeso. Lo vedo! Pronto a morire! Ti ammazzo! Ben ritornati in super diretta. Dopo un po' di pausa derivato dalle varie fiere e le vacanze nostrane, torniamo subito alla grande con La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor, titolo basato ovviamente sulla famosissima licenza del libro di Tolkien e poi ovviamente su quella attuale dei film di Peter Jackson. E il gioco uscirà il 3 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One. In realtà su PC a quanto pare già disponibile il download e la possibilità di giocarlo. Noi vi stiamo mostrando la versione PlayStation 4 del gioco che sta giocando Pierpaolo, che salutiamo. Ciao a tutti. E poi ci sono anche con me ovviamente con noi Matteo Santicchia, che sarà l'espertone del gioco, sa vita e morte miracoli del titolo di Monolith Software. E accanto a lui c'è Vicenzo, che si occuperà invece della chat e del nostro account Twitter con l'hashtag super diretta, dove raccoglieremo innanzitutto le domande per poi dare spazio anche alla chat. Subito il nostro cartello che il nostro prode Jacopo starà già mostrando, vi mostra appunto il fatto che il gioco su PC ovviamente costa come al solito di meno, 49,90€, si riesce già a trovare a un prezzo inferiore. Su PlayStation 4, Xbox One è a prezzo pieno, ripeto, uscita il 3 ottobre, e poi arriverà successivamente anche per PlayStation 3 e Xbox 360, a quanto pare a novembre, a un prezzo ovviamente inferiore rispetto a quello dell'attuale generazione di console. Noi abbiamo recensito L'Ombra di Mordor proprio stanotte, il nostro Stefano Brocchieri gli ha dato un sonoro 9.2, quindi un titolo molto molto interessante che cercheremo di sviscerare in questa super diretta. Ci sono tante cose da dire, innanzitutto state guardando il gioco e c'è qualche reminiscenza dei vari Assassin's Creed, Batman, Arkham Knight e compagnia, perché è una sorta di free roaming basato su missioni primarie e secondarie. Ci sono anche delle caratteristiche principali dei personaggi che ricordano un po' l'occhio dell'aquila di Assassin's Creed. E in breve, prima poi di passare al dettaglio, il gioco parla di questo doppio protagonista, il Ramingo Talion e
l'elfo Celebrimbor, che sono stati uccisi, ammazzati dalle armate di Sauron, e quindi adesso si trovano a cavallo tra il mondo terreno e quello etereo, quello non reale, e appunto possono switchare. Il protagonista principale, che in realtà è solo uno perché assume le due forme, può switchare tra i due mondi in maniera tale da avere anche delle caratteristiche e delle abilità differenti. Ovviamente gli antagonisti principali sono le armate di Sauron, ma c'è tutta una struttura molto interessante che magari Matteo ci comincia a illustrare per poi andare a raccogliere le domande dei nostri utenti. Allora, hai già detto bene o male l'ossatura del gioco, quali sono i titoli a cui il progetto di Monolith si rifà. Abbiamo per il combattimento Batman, c'è una replica espansa e finalmente ben riproposta del Free Flow Combat dei titoli di Rocksteady impregnati su Batman, e poi c'è tutto il fattore esplorativo stealth che si rifà un po' a quello che è Assassin's Creed. Su queste basi i ragazzi americani hanno tutti i ragazzi americani di Monolith Software hanno realizzato un qualcosa di profondamente nuovo e come dire, che potrebbe dare il là ad un nuovo modo di intendere i titoli sandbox. Stiamo parlando del sistema Nemesi. Fondamentalmente, in breve, è questo: ogni nemico, sia quelli normali, chiamiamoli così, quindi la semplice fanteria, sia quelli che già sono mid boss oppure sono comandanti o capitani, hanno una vita propria. Possono, come dicono loro stessi nel gioco, fare carriera semplicemente portando a termine gli incarichi che loro hanno, perché sono soldati, quindi hanno degli incarichi, delle missioni che prendono il loro tempo, ma anche uccidendoci. E visto che noi siamo già morti, semplicemente rinascendo, loro si ricordano di noi come noi ci ricordiamo di loro. E Stefano, nella sua bellissima e lunghissima recensione, dice che ogni volta che torniamo in vita e proviamo ad uccidere uno di questi nemici, lo ritroveremo più forte, meglio armato, meglio corazzato, e si ricorderà di noi e farà spesso delle battute sul nostro conto. E il sistema Nemesi è questo, e sono tutti questi personaggi che all'inizio del gioco sono di un certo tipo, sono armati in un certo modo e fanno alcune cose. Andando avanti con la progressione, loro crescono, ma anche noi. E quindi il gioco prenderà delle vie diverse a seconda di come noi lo stiamo portando a termine. Fondamentalmente lui fa tanti esempi. Basta dire che se noi moriamo tante volte nei confronti di uno degli Uruk, che questo potrebbe fare carriera e essere spostato in un'altra guarnigione. Quindi noi siamo costretti potremmo essere costretti in un certo momento di lasciare quella zona dove fino a quel momento lo abbiamo trovato e spostarci in un'altra, oppure potremmo addirittura influenzare lo sviluppo e quindi il percorso di crescita di un nemico, farlo diventare dei nostri e quindi portare lui ad uccidere il suo tra virgolette datore di lavoro, chiamiamolo così. Insomma, il sistema Nemesi garantisce molta varietà all'interno di una struttura sandbox, un sistema fondamentalmente nuovo, Antonio. Sì, nel senso, questo è in breve, più complesso, perché ci sono tantissime micro storie all'interno del gioco, perché quella principale ovviamente è una storia di vendetta di Talion e Celebrimbor. Dopodiché anche tutti i personaggi hanno la loro vendetta, combattono anche tra di loro, hai detto bene, perché ognuno ha una sua vita, la sua vita, delle missioni, tra parentesi anche alcuni Uruk tra di loro combattono perché ovviamente per avere la supremazia del territorio, e quindi il gioco si evolve, il mondo del gioco si evolve attorno al protagonista principale, e quindi l'esperienza è abbastanza differente di volta in volta. Quindi laddove ovviamente tutte le basi del gioco sono state già viste, perché ad esempio abbiamo queste torri da scoprire per rivelare nuove missioni, però c'è tutto questo sottostrato del sistema Nemesi che dà varietà a un sistema di gioco e combattimento ben conosciuto, che forse è anche un po' stancato. In più ci si aggiunge il fatto che abbiamo il setting del Signore degli Anelli, dell'Hobbit e compagnia, ovviamente cambia un po' le carte in tavola. Esatto, da questo Antonio. Punto di vista, e lo stesso Stefano parlava di questo sistema di combattimento, Matteo, che appunto riprende quello di Batman. Ci sono soltanto due tasti, l'attacco e la difesa, è tutta una questione di ritmo, tempismo. È estremamente veloce, frenetico, immediato. Secondo Stefano funziona davvero bene, e come lui ha scritto è forse il primo gioco che tenta di riproporre le meccaniche di Batman, proponendo qualcosa che realmente funziona bene, non un semplice emulo che incespica sui fondamentali del Free Flow Combat. E tutto questo all'interno di un sistema di combattimento duplice, visto i due
protagonisti in uno, e che quindi ci sono tantissimi combo diversi di spada, di pugnale, di arco. È insomma un sistema di combattimento che dalle semplici basi, che sono quelle di Batman o Assassin's Creed, si evolve in qualcosa di molto originale e soprattutto funzionale e ben pensato. Anche le parti di parkour di questo personaggio funzionano benissimo. Pierpaolo, tu che lo stai giocando in prima persona, come funziona questo passaggio, per quanto ho capito, da Talion a Celebrimbor e dalle loro abilità? Allora, in realtà praticamente Talion, anzi Celebrimbor, si può utilizzare con la visuale che dicevi prima, tipo la visuale dell'aquila di Assassin's Creed, con il dorsale sinistro, altrimenti in pratica, tenendo premuto il grilletto destro, si attiva la modalità stealth. È un po' antintuitiva all'inizio a chi è abituato a Assassin's Creed, perché tenendo premuto il grilletto, che solitamente con Assassin's Creed corri, qui vai piano perché in pratica rallenti. Dopodiché è possibile, i frontali come al solito cambiano di utilità in base se si è in modalità stealth o meno, come succedeva anche in Assassin's Creed. Invece tenendo premuto il grilletto sinistro si attiva Celebrimbor, col fatto che si può praticamente utilizzare questo arco. Lui poi lo tende appunto sempre con il grilletto destro, si può sparare, c'è anche il rallentamento del tempo come avete visto prima, quando che si attiva in automatico quando si utilizza Celebrimbor, ma che si può disattivare premendo l'analogico destro. Quello che è particolare da appena inizi a giocare è che ci sono tantissimi colpi, cioè tantissimi comandi praticamente che si possono utilizzare. Quindi ecco che le bimbo esce fuori con il grilletto sinistro, con il dorsale sinistro si attiva questa modalità appunto visuale dell'aquila, tutto il resto si fa invece con i frontali. Si corre con la X, tenendo premuto il grilletto destro si va in stealth, oppure si corre sempre premendo la X, si scende dagli appigli con il cerchio come avveniva con come in Assassin's Creed, oppure con X ci si arrampica. Alla fine è tutto, ovviamente si possono inanellare le varie combo assieme, quindi passare dallo stealth all'attacco diretto senza soluzioni di continuità e quindi lasciando tutto integrato, e questo è uno dei punti di forza del titolo. Prima di andare alle prime domande, Matteo, un po' di background degli sviluppatori, no? Beh, Monolith Software sono una software house storica, il loro primo titolo è del 1997, Blood, ma soprattutto sono famosi in età arcaica, diciamo così, per titoli come No One Sleeps Forever, come Shogo, e in tempi più recenti per Fear 2, Condemned, fino ad arrivare a Gotham City Impostors, il titolo uscito un paio di anni fa, completamente multiplayer, in cui si impersonavano questi emuli di Batman e di Joker, e adesso arrivano a dare il loro contributo ai tie-in in senso generale del Signore degli Anelli. Vincenzo, allora, che dicono in chat, su Twitter, quali sono le prime domande che fanno? Cominciamo sul a fare un bel po' di domande. Vai. Riguardo al gioco. E Mao Dante ci chiede qualche informazione sull'ombra di Mordor per quanto riguarda collezionabili, missioni secondarie. E infatti già diverse persone ci hanno chiesto qualcosa su Endgame, nel senso quanto è rigiocabile e quanto dura poi anche relativamente alle cose secondarie da fare. Allora, ovviamente stiamo parlando di un gioco sandbox che non ha la modalità New Game Plus, perché una volta finita la storia principale ci sono ancora tutte le missioni secondarie da portare a termine, un classico. Ci sono diversi collezionabili, e chi non è avvezzo al mondo del Signore degli Anelli, dell'Hobbit, al Silmarillion, in realtà potrà trovare tante informazioni all'interno del gioco, perché ogni arma, nemico e quant'altro è accompagnato nei menu, nelle opzioni, da una scheda che ne spiega la genesi, cosa fa parte, qual è la fazione. E lo stesso sistema Nemesis vi permette di un attimino di approfondire tutti i vari Uruk che sono presenti all'interno del gioco, che carriera hanno fatto, in che posizione si trovano e tutto il resto collegato. Il gioco Stefano l'ha finito in circa 25 ore per sbloccare il 50% di tutto, quindi missioni primarie, secondarie e collezionabili. Ovviamente se vi dedicate soltanto alla storia, il gioco si può portare a termine anche in 15-18 ore, però lui l'ha giocato in maniera naturale per fare la recensione, per fare un po' di attività extra, e l'ha finito in 25 ore. 50%, quindi si può supporre di poterlo giocare ancora un'altra decina d'ore abbondante e raccogliere i vari manufatti, le informazioni sugli Uruk, fare tutte le missioni secondarie che passano dallo stealth piuttosto che a combattimenti dove ci sono tantissime persone. Quindi c'è tanto da fare. Il gioco continua ovviamente anche una volta portato a termine la modalità principale, ma non c'è nessun New Game Plus, anche perché tutte le opzioni sono disponibili fin da subito, vero Matteo? Sì, infatti una cosa molto interessante dell'Ombra di Mordor è che, contrariamente a titoli che hanno visto delle modifiche in corso d'opera dopo l'uscita, come Far Cry 3, che era stato criticato all'inizio perché le assistenze visive davano troppi aiuti all'inizio, sin da adesso in L'Ombra di Mordor è possibile andare a togliere queste assistenze e
configurare il gioco come si vuole, quindi dando la possibilità al giocatore di scegliere il modo preciso e peculiare con il quale giocare questa avventura. Per questo non c'è un vero e proprio New Game Plus per andare magari a giocarla in modalità ultra difficile e senza assistenze, perché possiamo farlo da subito. C'è tutto nel menu delle opzioni, tra le altre, esatto, cose. Quando si muore in realtà si rinasce subito, perché non è che ci sono checkpoint o altro. In realtà Talion è già morto, quindi rimuore all'infinito semplicemente. Però ovviamente, come ha detto bene Matteo, se un comandante Uruk vi ammazza, dopo lo rincontrate in un altro punto e vi fa anche le battutine, ha fatto carriera, vi prende in giro, tutte cose collegate. Quindi diciamo che premia l'esperienza, che è abbastanza personalizzabile. E l'ultima cosa che dico prima di richiedere un po' di domande a Vincenzo: anche la versione PC, che poi in realtà è stata quella oggetto della nostra recensione principale, ha diverse impostazioni, addirittura la possibilità di raddoppiare la risoluzione rispetto a quella dello schermo e poi fare il downsampling. Quindi magari avete uno schermo a 1080p, portate la risoluzione a 4K, a 2K e mezzo, dopodiché viene riscalata per avere una qualità ancora maggiore in luogo ad esempio dell'anti-aliasing. Ci sono tantissime opzioni, gioco non è troppo esoso in termini di risorse. Ovviamente per avere il texture in qualità ultra c'è bisogno di 6 giga di VRAM, quindi di RAM della scheda grafica. Riuscite a girarlo anche a 4, a farlo andare anche a 4, altrimenti dovete abbassare un attimino le texture, ma rimane un gioco interessante. Sulla grafica però ci torniamo dopo, esatto, per dare un giudizio. Vincenzo. Allora, Nicola su Twitter, ma anche tanti altri ragazzi in chat, ci chiedono impressioni nostre sul doppiaggio italiano, visto che loro lo stanno ascoltando e non sono proprio convintissimi. Questo è il sistema Nemesis nel frattempo. E aggiungo, visto che qualcuno lo chiedeva, se è possibile impostare la lingua originale ma con i sottotitoli in italiano. Allora, questo un attimino, rispondiamo subito, assolutamente. Questo è il sistema Nemesis. E Pierpaolo è morto, quindi il comandante che l'ha ucciso ha fatto carriera. Esatto. Ha una storia aggiuntiva perché ha ucciso Pierpaolo. Probabilmente se lo rincontra ci saranno anche piccoli dialoghi aggiuntivi. Il doppiaggio in italiano, standard, classico, purtroppo è sempre difficile, soprattutto per questo genere di titoli, fare un doppiaggio di qualità da film, perché ovviamente ci vogliono risorse enormi. Fa il suo onesto lavoro. Tu hai visto possibilità di cambiare sottotitolo? Controllo, vado a vedere. Anche a vedere. Non questo credo. Assassin's Creed. Esatto, non credo, perché c'è audio. Audio. Allora, voci... No, c'è la possibilità di abilitare o disabilitare l'audio che esce dal controller. Ma utile. Come vedete, sì, esatto, come vedete non c'è. Quindi il gioco ti è partito in italiano in automatico in italiano. Questo non toglie che magari su PC, andando a operare possibile su qualche setting, si può cambiare. Perché no, è possibile. Però sì, di solito, come tutti i giochi console, si tarano sulla lingua della console stessa. Esatto. Vincenzo. Allora, ci fanno tantissime domande, vediamo se riusciamo a rispondere a queste domande, perché ci fanno tante domande sulla mappa, sulle dimensioni della mappa e come è divisa. Cioè, se Riccardo su Twitter ad esempio ci chiede: il gioco è diviso in macro aree o la mappa è tutta esplorabile senza caricamenti? Non so se possiamo allora, far vedere. Ci sono due sezioni. Ci sono due sezioni che sono Udun e Nurme. In queste sezioni dobbiamo spostarci per andare a dare la caccia ai vari comandanti. Adesso questo non so se è tutto soltanto Udun o tutto Pierpaolo Udun. Ci può far vedere come due. Se è liberamente esplorabile. È liberamente esplorabile, però Nurn si attiva a un certo punto, esatto, della storia. Ovviamente. Come vedete è divisa in regioni, come state vedendo, e in classico stile Assassin's Creed, per poter sbloccare le missioni di quella regione bisogna raggiungere la torre, come avevo fatto prima, questa qui centrale, la torre della fucina, forgiare l'arma di Celebrimbor. A quel punto si sblocca, esatto, si sbloccano le però missioni. Diciamo che è tutto liberamente esplorabile. A un certo punto, a metà gioco, sbloccherete anche la seconda regione. A quel un po' punto, come nei sandbox, avete il sandbox classico tutto sbloccato. Vai. Andrea ci chiede: andando avanti si sbloccano altre abilità di Talion? C'è un sistema di compravendita di armi e armature? Diversi ci hanno chiesto delle informazioni aggiuntive sul sistema di abilità. Facciamolo vedere tutto, okay, assolutamente, mentre stai per cadere. Allora, menu è molto standard, classico, sì, semplice. C'è questo menu delle armi e delle rune che in pratica permette di switchare tra la spada, l'arco e il pugnale, quindi con le tre modalità di combattimento, il pugnale è quello utilizzato durante lo stealth, e in pratica a mano che si uccidono i capitani, in realtà ne ho ucciso uno solo, adesso gli altri non li vedo, si raccolgono queste rune che è possibile montare dentro all'elsa della spada, dell'arco e così via. Per poter prendere le altre bisogna acquistare
con questa sorta di moneta, praticamente, come lo chiamiamo, Mithril, penso sia. A quel punto, se noi lo acquistiamo, possiamo sbloccare un altro slot. Adesso vi faccio vedere che lo compro. In questo caso posso sbloccare un altro slot per l'arma che ho. In questo caso, quindi, caricare di due rune. Questo per quanto riguarda le armi. Per quanto riguarda invece i potenziamenti di Talion, ecco, sono di questo tipo. Due rami, Spettro e Ramingo. Esattamente. Si sbloccano i punti abilità salendo di livello. Man mano, qualsiasi azione che fate vi fa guadagnare praticamente appunto l'esperienza. Come vedete là sopra mi bastano 169 di esperienza per livellare. A questo punto si comprano. Alcuni si sbloccano ovviamente avendo quello precedente, ed altri invece si ha subito accesso fin dall'inizio praticamente. Vai Vincenzo. Allora, Massimiliano su Twitter ci chiede: consigliate il gioco anche a chi non ha visto nessun film del Signore degli Anelli? E aggiungo, quindi, nessuno che ha mai letto, ad esempio, i libri dei Ha letto Tolkien. I film pure, bello. Ma hai visto i libri? Assolutamente sì, stiamo parlando comunque di un videogioco, e questo è già importante. Un sandbox interessante che ha delle idee nuove per il genere e riprende altre preesistenti e le fa molto bene. Ovviamente c'è il valore aggiunto se siete fan del Signore degli Anelli, che vi piacciono queste ambientazioni, questi tipi di personaggi, anche perché sono ben caratterizzati da questo punto di vista. Si rifanno direttamente la... Però dicevo, c'è una sorta di compendium all'interno del gioco che vi permette di approfondire alcuni aspetti. Ovviamente magari può essere anche un processo inverso. Per tanti è capitato che si sono visti la trilogia del Signore degli Anelli e poi hanno recuperato i libri, il Silmarillion, tutto il mondo che ha creato Tolkien attorno a queste razze. Quindi è assolutamente godibile, col valore aggiunto per chi è fan del Signore degli Anelli e di Tolkien. In diversi invece ci chiedono qualche commento sui controlli, se ci sembrano macchinosi, se invece sono ok. Allora, i controlli, poi ce lo dice anche Pierpaolo, dicevamo che per quanto riguarda l'attacco e la difesa sono molto semplici, nel senso che abbiamo due tasti, sì. E funziona un po' come abbiamo detto già, come Batman, conta tantissimo il tempismo, l'attacco diretto, premere il tasto del controattacco mentre si sta per essere colpiti, e funziona abbastanza bene per Paolo, nel senso ho visto, sì, che il parkour, tutta la parte di interazione con l'ambiente funziona bene. Sì, ha sempre animazione un po' legnosa. Ha quel problema sempre sugli appigli, che un po' appartiene a, fondamentalmente, c'è un po' sta sfiga su questa cosa degli appigli, che bisogna starci un centino, questo non riesco a prendere, Adadeo. E, però sì, per il resto sì, funziona, insomma, classico, ecco, quando compare sopra si fa la contromossa, si colpisce semplicemente con il quadrato, e poi ci sono questa possibilità di prendere il nemico con il dorsale, il dorsale destro. Nel momento in cui si prende è possibile, se lo riusciamo a prendere, vediamo se ce la faccio, continuo a fare questa mossa, niente, non ce me lo fa prendere. Nel momento in cui si può prendere, ovviamente si possono fare una serie di mosse contestuali, prenderla a coltellate ravvicinate, oppure, vediamo se ce lo fa fare, interrogarlo per poter sbloccare, siccome questo è un a quell'indicatore, okay, là sopra, si possono sbloccare si può sbloccare praticamente un capitano, praticamente un punto debole di un capitano. Okay. Il problema è che non ce lo fa prendere, anche perché appunto ci sono nemici che vanno attaccati alle spalle, che vanno indeboliti, che c'è uno scudo, quindi c'è tanta varietà. Ovviamente il sistema di base è simile a tanti altri giochi, ed è arrivato un capitano, esatto, quello di prima che mi aveva ucciso, tra l'altro, questo è. Quindi vediamo se succede qualcosa di particolare. Esatto. E quindi in realtà c'è grande varietà di mosse a disposizione. Il gioco pone l'accento anche sul fatto di essere abbastanza spettacolare nelle uccisioni, nell'utilizzo della telecamera e in quello che accade nel gioco. Mi ha ucciso l'amico Fritz. C'è questo piccolo minigioco, okay, quando si sta per morire, che se si riesce a centrare, spingere c'è il pulsante. C'è il contrattacco finale. Esatto, diciamo. Spingere il pulsante giusto, si riesce a evitare il colpo. La morte finale. Non è in questo il mio caso, come potete vedere, perché forse sto per rimorire. Tra l'altro, continuano ad arrivare capitani su capitani, tra l'altro. Il gioco è abbastanza ostico. Sì, è molto complesso, assolutamente. Bello, difficile. Poi, ovviamente, conta tantissimo il tempismo. Se siete molto bravi con giochi anche musicali, a questo punto, esatto, direi, se avete del tempismo riuscite a giocarlo meglio, ma un po' come accadeva in Batman, no? Può essere davvero un metro di paragone abbastanza, sì, importante per capire come si gioca, anche se poi, ripeto, ci sono diverse differenze, novità e combo. C'è anche la sagoma di dove ti stanno cercando i nemici, molto in stile Splinter Cell, come avete visto lì che mi sta cercando. Per il resto sì, comunque funziona molto bene, i comandi sono quelli, e appunto, come dicevo, quando si prende un avversario è possibile accolterarlo, ucciderlo con un colpo, oppure interrogarlo, in quel caso quindi sbloccare conoscenze su un altro capitano, su un capitano nuovo. Mi aggancio a questo perché c'è una curiosità, ci fanno una domanda un pochettino macabra su questa cosa, perché ti hanno visto decapitare un nemico, sì, però si chiedono se possono amputare anche gli arti ma lasciarlo tipo vivo, non so perché.
Non credo, cioè non ho visto che capitare questa cosa qui. Questo è fortissimo, cioè è impossibile bloccarlo. No, non ho mai visto questa cosa. Parte in automatico la classica combo di uccisione. In quel momento semplicemente dobbiamo stare attenti a farlo fuori fondamentalmente. Però possiamo dire una cosa, come che visto che si può morire più e più volte al cospetto di un capitano, di un comandante, le volte successive in cui andremo ad affrontarlo potremo trovarlo magari corazzato in modo diverso, ma esatto, anche rattoppato con le ferite, con proprio perché che è sempre lui battaglia. È stato curato, lo hanno rimesso a nuovo, ma tutto quelle che sono le ferite, ecco, precedentemente subite sono ben visibili. Però siccome era sul abbastanza corpo del nemico, aveva ancora troppa energia, non l'ho potuto far fuori. Vediamo se lo riesco a prendere, peccato. Sei pronto a morire? Sono pronto a morire di nuovo. Acquitresce, credo okay. Si chiami, ci chiede in chat se ci sono dei contenuti multiplayer. Non mi sembra, perché no, proprio dal menu iniziale... C'è il Season Pass che abbiamo messo nel cartello, esatto, 25 euro per accedere a tutti i contenuti, le rune aggiuntive, armi aggiuntive. Però... Si sbloccano delle modalità, ho visto, penso, esatto, delle modalità tipo Horde o qualcosa del genere, ma non c'è un... vedete, qua si stanno addirittura... ammazzando tra di loro. Esatto, due per cercare di lottare verso il potere. Allora, Vincenzo, ti stoppo perché facciamo il primo break, la prima pausa, perché Umbertino ci vuole parlare, è ansioso di parlarci della cancellazione di Titan. Blizzard, dopo 7 anni, ha cancellato questo progetto che era sempre fumoso o meno, l'ha cancellato del tutto. Vediamo cosa dice al proposito Umberto dopo la sigla. Una delle notizie della settimana, forse del mese, su PC è certamente la cancellazione di Titan, MMO sviluppato da Blizzard oramai da parecchi anni, su cui certamente ha investito tanti soldi, ma che evidentemente non raggiungeva uno standard qualitativo sufficiente da portarne ancora ulteriormente avanti lo sviluppo e quindi rilasciarlo nei negozi. La notizia ha diverse sfumature, può essere letta in diversi modi. Da una parte ci sono ovviamente dei risvolti negativi, banalmente con le sottoscrizioni di World of Warcraft che inevitabilmente scendono col passare degli anni, è facile pensare che Blizzard avesse e abbia ancora bisogno di un nuovo MMO per rimpolpare le sue casse, che insomma oramai sono abituate ad avere ogni mese decine e decine di milioni di dollari in sottoscrizioni. Dall'altra però, evidentemente la potenza, la possibilità di cancellare un MMO, un titolo così ambizioso dopo così tanti anni e soldi investiti sopra, dimostra come Blizzard sia in grande forma. Insomma, ci vuole grande coraggio, soprattutto ci vogliono grandi mezzi per potersi permettere di prendere qualcosa di oramai così avanzato nel suo stato di sviluppo e cancellarlo tutto d'un tratto, con un colpo di penna buttarlo via per sempre. Probabilmente i riflessi di questa decisione si vedranno nel lungo periodo. Da una parte Blizzard darà evidentemente ancora spazio a World of Warcraft. Chi credeva fosse oramai in procinto di morire e di chiudere dovrà ricredersi. Quella che sta per uscire non sarà evidentemente l'ultima espansione. Evidentemente Blizzard non ha interesse a chiudere la sua storia con World of Warcraft, che evidentemente giocheremo ancora negli anni a venire. Dall'altra, Blizzard probabilmente ha cancellato Titan anche come riflesso a quelli che sono i cambiamenti del mercato. Un mercato che guarda più sempre verso i free to play, verso un tipo di esperienza che anche in termini di sviluppo è più iterativa. Un'esperienza che non è più fatta da 6, 7, 8 anni di sviluppo per poi rilasciare il gioco nel negozio, ma magari da progetti più piccoli che si iniziano a sviluppare e si danno in mano ai giocatori prima. Hearthstone e anche Heroes of the Storm ne sono due esempi eclatanti. Insomma, un periodo di transizione per Blizzard, che non è certo la prima volta che cancella dei titoli, ma che forse ha cancellato quello che era il suo titolo più ambizioso ed economicamente più dispendioso. Blizzard che però ha anche tantissima carne al fuoco, insomma World of Warcraft che comunque continua ad avere milioni di sottoscrizioni e quindi di abbonamenti ogni mese, due titoli free to play che sembrano lanciatissimi e che possono davvero far bene, e tanti altri progetti. Insomma, rimaniamo curiosi di vedere quello che è il futuro della compagnia americana, che tra l'altro a novembre terrà il suo ennesimo BlizzCon, e da lì probabilmente sapremo di più sul futuro della società. Eccoci, allora, Titan ci ha lasciato tutti abbastanza interdetti, ne abbiamo parlato anche in una pausa caffè. Umberto ovviamente ci ha dato informazioni aggiuntive dal suo punto di vista. Stacchiamo ancora l'ultima volta, prima di tornare al gioco per un'altra buona 20 minuti, 25 minuti, i nostri spot. Siamo a metà puntata, abbiamo selezionato un paio di spot giapponesi, quindi vediamoli assieme, che sono fuori di testa come al solito. Yoshida! Adesso non ti chiedi mai lo ca! Tageshi tamani wa shiokuri shiro! Ossan, kusen dagara! Ai, ochouda! スカルプケアにメソケアプラス。
I riferimenti sessuali in Giappone si sprecano sempre. Sono sempre tutte strane le pubblicità. Poi quello del lavaggio della macchina, che cos'è? Tipo schiuma la barba per la macchina, incredibile. Sì, schiuma la barba. Il pensiero che hanno nel fare queste pubblicità, e poi evidentemente vanno per la maggiore. Ci siamo stati proprio la settimana scorsa in Giappone, anzi due, e abbiamo potuto notare questa deviazione mentale differente dalla nostra. Torniamo sul gioco. Per Paolo, che stai facendo? Sei morto? Mi ha tirato un colpo solo e con quel colpo mi ha ammazzato. Stai morendo sempre? Ma guarda che sfiga, oh. Ok, per Paolo muore. E quindi andrei alle domande di Vincenzo. Sono sempre Vai col domandone. Crack, lama della morte. Riccardo su Twitter ci chiede informazioni sull'intelligenza artificiale dei nemici. E com'è, se è prevedibile, se invece riserva qualche sorpresa. Allora, qui posso rispondere io. Allora, l'intelligenza artificiale dei nemici ha alti e bassi. Si presenta abbastanza bene, anche se Stefano ci dice che qualche volta, dopo che abbiamo allertato i nemici, è bastato nascondersi per qualche secondo per far perdere lo stato di allerta ai poco solerti vigilanti. Altrimenti però, e questo succede molto più spesso per nostra fortuna, quando vengono allertati arrivano in massa e ci tallonano da kill. No, non è da chi, le ci tallonano picchiandoci anche in grandissimo numero. Però qualche volta è successo che invece è bastato nascondersi dietro qualche copertura per far perdere in maniera poco credibile le nostre tracce. Ma nel complesso si comporta abbastanza bene, anche perché, come Pierpaolo ci ha fatto vedere qualche secondo fa, nel giro di pochissimo tempo è possibile che da due o tre nemici che ci stanno menando ne arrivano tantissimi, normali e capitani. Quindi è come, insomma, il titolo è molto impegnativo, però in qualche frangente può perdere un minimo di credibilità nelle soluzioni dell'intelligenza artificiale degli avversari. Sì, soprattutto come dicevi bene, stealth. Su stealth, forse sulla parte stealth è meno forte il gioco, è claudicante, semplice fregare nemici oppure scappare. Su quella di combattimento avete visto anche Pierpaolo che sta prendendo abbastanza, sì, tutti i tiri, perché ci sono questi Urok, questi boss super forti. Che fate? Spaccato. No, ha fatto tutto da solo, ho preso il coso. Ho toccato tutto, quindi il gioco è abbastanza ostico, vi darà filo da torce. Non aspettate la super intelligenza artificiale, perché è un gioco che punta sulla quantità rispetto alla qualità, ma nemmeno quella dei Musou o Musou o Musetti. I Musetti. Allora, sia su Twitter che in chat ci chiedono in tanti riguardo la narrazione. Sono delle domande che si collegano un po' alla questione dei libri e dei film a cui abbiamo risposto prima, e chiedono in particolare se si respira l'aria tolkieniana e se si collega bene all'interno del canone. Io ho visto delle interviste, ho letto un po' di pareri, e praticamente, nonostante comunque gli sviluppatori siano stati molto attenti a mantenere comunque tenere fede, no, all'universo di Tolkien, pare ci siano delle incongruenze, nonostante le licenze poetiche, diciamo. Sì, nonostante comunque Celebrimbor sia un personaggio che esiste veramente nell'universo di Tolkien, eccetera eccetera, cerca di collegarsi bene, tuttavia i super fan di Tolkien hanno trovato delle incongruenze. Tenete conto anzi che si tratta di un gioco sandbox che si prende appunto delle licenze anche per farvi divertire, e comunque dal punto di vista estetico si rifà soprattutto alla trilogia cinematografica nella realizzazione degli look del mondo di gioco dei personaggi, quindi ovviamente quella più famosa, quella più sdoganata, nonostante non sia quella proprio reale, iniziale, voluta da Tolkien, però ovviamente stiamo parlando di un videogioco innanzitutto che deve essere venduto a tutti, non solo ai fan di Tolkien. E Giorgio su Twitter ci chiede se crediamo che questo gioco sia all'altezza dei primi tre capitoli, ovvero quelli basati sui film che uscirono su PlayStation 2. Io allargo un pochettino la domanda. Possiamo dire che questo è il miglior gioco basato sull'universo di tante belle parole? Oppure
si può candidare, nel senso che questo può essere l'inizio di un qualcosa. Ripeto, Stefano gli ha dato 9.2, quindi è un signor gioco, anche la media in giro, tanti voti alti. Questo ricorda un po' il primo Assassin's Creed, il primo Watch Dogs, titoli che sono in grado di far nascere una nuova serie di videogiochi, quindi non buttati lì sul piatto per durare qualche giorno e poi scomparire, ma sembra essere un titolo che ha le basi per diventare una serie, narrare nuove storie, seguire la storia principale di questo titolo e quant'altro. È forse troppo presto per definirlo il miglior titolo basato sul Signore degli Anelli, ma sicuramente tra i migliori, questo senza ombra di dubbio. Senza ombra di Mordor. Senza ombra di Mordor. E, in diversi ci fanno poi una domanda tecnica su risoluzione, in particolare sul frame rate, perché qualcuno vedeva qualche scatto, ma potrebbe dipendere dalla connessione. Mi sembra 30 frame al secondo, poi forse c'è qualche incertezza, ma diciamo che non dà fastidio. Il gioco tende a essere 30 frame al secondo. Dovrebbe essere 1080p su PS4, l'uscita video è quella. Prima di partire con la console war e tutto, c'erano questi rumor dei 900p su Xbox One. Non abbiamo la versione Xbox One e quindi aspettate il nostro video confronto o ulteriori notizie che usciranno sulla rete per confermare se c'è differenza di risoluzione. Passando al PC, ovviamente abbiamo 60 frame al secondo, la possibilità di andare in 4K e fare anche addirittura, come vi dicevo prima, il downsampling per avere una definizione di immagine ancora superiore anche sui titoli, anche sui monitor 1080p. Ci sono le texture ultra, quindi ovviamente su PC al massimo del settaggio è abbastanza migliore rispetto alla versione console. Come al solito la versione PS4 si posiziona su setting medi, medio alti su PC, soprattutto in termini di risoluzione, modelli e quant'altro. Su PC ovviamente è possibile operare su una serie di fattori enorme che possono migliorare sensibilmente la qualità dell'immagine. E ci chiedono in diversi se, visto che prima avevi detto può essere l'inizio di qualcosa, no? Sì. Se ci aspettiamo, premesso che noi non l'abbiamo finito ancora, quindi non sappiamo com'è il finale di questo capitolo qui, se ci aspettiamo, visto comunque i voti abbastanza alti della critica, un proseguo, nuovi capitoli nell'ombra di Mordor. Nell'ombra vediamo, è difficile guardare, però ovviamente questo dipenderà tantissimo, non tanto dalla storia se è aperto o meno, perché comunque uno si può sempre inventare la supercazzola per fare il continuo, non ci vuole nulla. Se venderà bene, ripeto, per come è strutturato il gioco, è un titolo delle grandi mire, è un sandbox con questo sistema di Nemesis che è molto interessante, per me sarebbe un peccato che non avesse un seguito. Detto questo, sarà una scelta di Warner insieme a Monolith, anche in base alle vendite che ci saranno. La licenza è ancora forte, c'è ancora l'Hobbit che gravita nel cinema col terzo capitolo che deve arrivare, quindi è ancora molto forte. Io sono fiducioso, però ovviamente non ci posso mettere la mano sul fuoco, al massimo metto quella di Matteo. Beh, mi sembra giusto. Ti faccio un'ultima domanda, poi mi rimetto a raccogliere quelle che arrivano. E Lorenzo ci chiede come è narrata la storia, cioè se praticamente ci sono soltanto queste scene di intermezzo col motore di gioco, oppure la narrazione avviene anche attraverso altre. Io ho visto solo roba col motore di gioco, sinceramente. Però non so se magari c'è una super cutscene finale galattica. Per ora ho visto solo col motore di gioco, per ora. Ok. Ok, mentre Vincenzo raccoglie altre domande, io chiederei invece a Matteo quindi di cominciare un attimino a capire questo gioco, a tirare le somme. Abbiamo parlato 9.2, abbiamo detto, abbiamo parlato di alcuni difetti di intelligenza artificiale legati soprattutto alla modalità stealth, a qualche cosa che è riuscita peggio dell'altra, però possiamo dire che l'esperimento Ombra di Mordor è riuscito? Assolutamente sì, questo esperimento è riuscito alla grande e soprattutto ha il grande pregio di aver detto qualcosa di nuovo sul versante dei sandbox. In questo sistema Nemesis vedrete che verrà senza dubbio ripreso da molti titoli a venire. Abbiamo visto come il sistema di combattimento di Batman è diventato seminale per tutta una serie di titoli action usciti negli anni seguenti, e molto molto realisticamente Nemesis verrà implementato, rivisto e corretto e magari espanso nei prossimi action adventure, perché questo nuovo sistema, tendo a ripetermi, ha in sé una qualità molto molto alta, nel senso che fino ad ora
tutto quello che era il sistema causa-effetto era molto ristretto e guidato dagli sviluppatori. Uccidiamo questo personaggio, andiamo da questa parte o andiamo dall'altra. Ovviamente mentre nei giochi di ruolo duri e puri c'era la libertà data al giocatore, era molto più ampia, ma proprio perché siamo di fronte a un gioco di ruolo, qui in un titolo action come Mordor invece è il giocatore stesso che fondamentalmente può plasmare la sua storia, quella del protagonista, anzi dei due protagonisti, ma anche quella di tutti gli antagonisti in una maniera molto fluida, senza macro blocchi narrativi. Il protagonista ha una vita, può morire, rinasce, e così come tutti gli altri avversari che hanno una loro vita che cambia in base alle nostre azioni, senza scelte, dialoghi multipli, ma solo attraverso l'azione, attraverso ciò che noi faremo con la progressione. E questo è un qualcosa di fondamentalmente nuovo e originale, e lo fa, e tutto ciò c'è all'interno di un titolo action, non di un titolo in cui la narrazione ha un ruolo predominante, in cui gli eventi vengono narrati magari con spiegoni lunghissimi, ma solo andando avanti giocando. Ok, abbiamo messo, magari diamo due parole ulteriori per quanto riguarda il comparto tecnico. Il gioco, come detto, è stato sviluppato a metà tra la vecchia generazione di console e quella attuale, quindi ovviamente ha degli alti e dei bassi. Le ambientazioni sono normali, alcune sono belle, soprattutto quando entra in gioco ovviamente gli effetti atmosferici come la pioggia che state vedendo in questo momento, oppure un tramonto e un'alba. In generale la definizione è classica, si è visto di meglio, si è visto di peggio, fa il suo onesto lavoro. I modelli poligonali sono fatti molto bene, soprattutto nella dovizia di particolari con i quali sono stati realizzati dagli sviluppatori di Monolith, quindi soprattutto gli Uruk hanno una definizione molto molto buona e sono estremamente diversificati tra loro. Anche Matteo lo diceva prima, se magari le incontrate nuovamente in seconda battuta, hanno le ferite che si sono portate avanti dalle battaglie, hanno alcune differenze dal punto di vista estetico. Il gioco va tranquillo, fluido, la risposta ai comandi, nonostante stiamo parlando di 30 frame al secondo, è piuttosto buona. Diciamo che è bello da vedere, non è assolutamente clamoroso, però funziona bene. Stefano nella recensione ci parla anche degli effetti come la grandine, che c'è la fisica applicata a tutti i chicchi di uva, grandi come chicchi d'uva, che quindi viene applicata. Un bel lavoro, ma si vede ovviamente che non è un titolo sviluppato che sta a metà, solamente per l'attuale generazione di console e per gli ultimi PC potentissimi. Prima di passare ad altre domande, lancerei l'altro servizio che abbiamo preparato oggi per voi, è quello dei fratellini Palmisano, che oramai sono lanciati tra le altre cose con le loro idiozie, ne hanno creata una in anteprima per la super diretta. Ne approfitto anche per segnalare che abbiamo pubblicato ancora un ulteriore FPS legato al matrimonio di Pierpaolo, addirittura puntate su Napoli, quindi la prima puntata è stata pubblicata oggi da Fabio, e tenete sempre d'occhio il nostro canale YouTube che si sta un po' trasformando, non è più un doppione e basta di quello che c'è sul sito. Stiamo cercando di fare produzioni anche su questo canale, sia collab sia in prima persona, buttateci un occhio. E nel frattempo invece adesso gustatevi l'idiozia dei Palmisano. Caro Fabio, io so che tu sei ghiotto di dolciumi. Sono ghiotto di dolciumi, esattamente. Tra i dolciumi che preferisci, caro... Che non è vero, li odio, tra parentesi, però... Caro Fabio, io so che ci sono... al top assoluto della top tua assoluto. Lista gli orsetti di gomma, buonissimi, guarda, ne vado ghiotto, ne mangio in quantità industriali, quegli orsetti che piacciono a piccini e anche ai grandi che magari scelgono le varianti intinte nella vodka, come tu mi insegni, come ci insegna il nostro Umberto Moglioli, col tuo passato, grande... anche col tuo passato da alcolista. Sì. Sta di fatto che in Nuova Zelanda purtroppo è successo un piccolissimo problema, contrattempo, proprio con la ditta incaricata di importare, distribuire questi dolci, questo tipo di dolci in Nuova Zelanda. Esatto, perché questa ditta dal nome adesso mi prendi Dutch Rusk, esatto. Mi hai preso quasi in contrattempo. Come dicevi giustamente, importa dolciumi, importa diverse varietà di dolciumi, quindi importerà gli orsetti di gomma, le coca-coline, i, non lo so, i
bastoncini, tutta una serie, esatto, di caramelle. Evidentemente questo processo è molto, molto ormai... molto oliato, insomma, loro hanno questo grande magazzino, evidentemente, dove ci sono i vari pallet con tutte le varietà diverse, esatto, e le imbustano a seconda di fatto che a un certo punto il servizio clienti dei Dutch Rusk ha iniziato a ricevere una telefonata, poi due, poi tre e poi quattro di genitori leggermente infastiditi, allarmati, perché con l'intenzione di comprare questi meravigliosi orsetti di gomma per i propri figli sono ritrovati invece con dei sacchetti contenenti dei cazzetti di gomma dei cazzetti di gomma coloratissimi, bellissimi, il sapore era sicuramente lo stesso, però vai tu a spiegare al bambino: guarda che questo è l'orsetto venuto male, queste qua non sono le orecchiette ma sono altre cose, quindi insomma è stato un po' problematico. Infatti la redattrice di Kotaku, che ha scritto questa notizia, di Gizmodo, ti correggo, ha espresso la preoccupazione e il dramma del momento in cui si infilano le mani nel sacchetto e si estraggono pensando di avere la mano piena di orsetti colorati, gommosi e dolcissimi, e invece è una manciata di cazzi, come dice giustamente lei. Però Andrea, voglio darti questo spunto di riflessione, ok, è stato un contrattempo un po' antipatico, però pensa se fosse successo il contrario, ovvero uno che acquista una confezione di quello che presume che siano cazzetti di gomma e invece si trova degli orsetti. Forse sarebbe peggio. Sarebbe peggio, dramma totale, perché ad esempio negli AD al nubilato, dove si usano tantissimo queste leccornie a forma di cazzo, e trovarsi con degli orsetti annullerebbe il divertimento, quindi veramente un grande dramma. Questo è verissimo, Fabio, e quindi io a questo punto concluderei ricordando la nostra frase tipica: viva gli orsetti. Gli orsetti. Sempre. Viva i cazzetti anche a questo punto. Anche quelli. E niente, comunque se trovate un cazzetto al posto dell'orsetto, voi mettetelo in bocca. Che male non fa. Esatto. Ciao. Eccoci qui, sempre super divertente l'idiozia dei Palmis, ma noi torniamo a cannone sul gioco, abbiamo ancora un po' di domande che abbiamo raccolto con Vincenzo, quindi vai pure, Vincenzo. Allora, ci chiedevano in diversi sulla varietà delle missioni, qualche informazione in più su, insomma, missioni, immagino a questo punto, sia primarie che secondarie, se comunque c'è un minimo di varietà quando le si incontra. Allora, beh, fondamentalmente le missioni sono tante. Quelle che abbiamo visto sinora ci portano sempre a tentare di uccidere il comandante di una regione, oppure a saltare una torre per sbloccare quella successiva e vedere tutte le missioni. La cosa bella del sempre figlia del sistema Nemesi è che magari in una missione dobbiamo uccidere un comandante e fare fuori... è possibile anche uccidere prima gli arcieri per sfoltire così le file avversarie, e magari casualmente arriva un altro comandante perché passava di lì per caso, perché magari in una sessione precedente abbiamo fatto qualcosa che lo ha portato a passare di lì, oppure perché la sua vita la sua missione, quella sua, non magari indotta da una nostra azione, lo ha portato a passare in quella regione. E quindi fondamentalmente il gioco è, come dire, è molto fluido e si espande in base non solo alle nostre azioni ma anche a tutto quello che è scritto nel DNA, chiamiamolo così, degli avversari. E quindi fondamentalmente ogni sessione, ogni partita può essere diversa dall'altra, dando il là quindi a situazioni particolarmente imprevedibili, e questo è uno dei pregi principali dell'Ombra di Mordor. Invece Andrea ci chiede se sappiamo nulla sulla versione old gen e perché secondo noi uscirà a novembre. Allora, ovviamente non c'è ancora arrivata, visto che c'è ancora qualche settimana. Potrebbe essere una strategia di marketing classica, perché comunque si vuol vendere prima la versione nuova, quella che ha una base installata minore. Gli altri probabilmente compreranno a priori, quelli che hanno ancora PS3 e 360 compreranno a priori il gioco, al di là delle sue qualità o comunque il fatto che esca anche su next gen. Lo stesso risultato ce l'ha anche Assassin's Creed, che esce prima Unity, esatto, e poi Rogue. Quindi alla fine sono delle strategie secondo me di marketing, e quindi il gioco non l'abbiamo ancora visto. Aggiungo inoltre che, come spesso accade, la versione old gen spesso viene lavorata da un gruppo secondario o da un gruppo minore all'interno dello stesso team, quindi ha una priorità differente. E poi non so se Pier Paolo mi può confermare, noi comunque faremo un video confronto quando uscirà, per vedere, insomma, le differenze next gen, old gen,
Quindi insomma seguitici da questo punto di vista. E ti seguiamo. Diversi ci chiedono per questa scherzano su questa cosa dei trofei, cioè ci chiedono se i trofei ce li tirano dietro nel gioco, perché vedono che per Paolo sta sbloccando, allora, nonostante tutto, in continuazione. Tenete conto che ha cominciato praticamente poco prima della diretta, quindi è partito da zero. Probabilmente questi sono trofei classici, semplici, per la prima uccisione con l'arco, per la prima stealth, per la prima missione, la seconda e così via. Dopo, se possibile, non so se sono visualizzabili perché il gioco deve ancora uscire. Talvolta non sono visualizzabili. Se sono visualizzabili, fra pochi minuti ve li mostriamo. Forse credo l'ultima domanda relativa al gioco riguarda il ciclo giorno-notte, perché qualcuno chiede se c'è il ciclo giorno-notte effettivo. Il gigolo giorno-notte effettivo. 24/7 a quanto pare no. Il gioco vi propone situazioni in base alle missioni e rimane lì, nel senso che sta piovendo da una vita, finché non finisce questa sezione finisce di piovere, brutto tempo per tutta la stagione. Quindi a quanto pare vengono mostrate sezioni in base alle missioni, poi nel free roaming, quando non ci sono missioni precise attive, uguale, rimane bloccato su un tipo di tempo, di temperatura, anche si sente la temperatura all'interno del gioco. Chiedono come al solito del contest di Destiny. Allora, contest di Destiny, siamo addirittura ad arrivo, stiamo scegliendo le ultime vincitori, nel senso che siete stati incredibili, ci avete mandato decine se non centinaia di opere, anche fisiche, video, racconti, quindi ci vuole tanto tempo per leggere tutto, altrimenti poi scegliamo cose a caso e non va bene. Dovremo riuscire entro questa settimana a eleggere il vincitore, però tenete conto che davvero ci è arrivato di tutto, perfino in ufficio, Antonio me l'ha raccontato più e più volte, ci sono arrivate creazioni fatte a mano, quadri, foto, di tutto di più. E racconti di 89 pagine. Esatto, necessitano di tempo, ragazzi, se volete che scegliamo davvero i più meritevoli dovete darci il tempo per sceglierli. Comunque dovremmo farcela, adesso tocco ferro, oppure non accadrà mai, entro questo fine settimana. Tocco ferro anch'io. Tocchiamo sempre ferro comunque. Allora, per Paolo, tu stai facendo un incontro abbastanza pregno di... Sì, esatto, ma affangato, ho rovinato il fatto la combo. È una sorta di... sì, è una missione una che praticamente... Sì, bisogna far fuori tutti questi orchi, mi sembra che sono 50 in totale. Ok, quindi classica missione. Ricorda tanto comunque quando si combatte Batman, proprio sui movimenti del personaggio sono proprio tantissimo. Quelli. Quindi preparatevi ovviamente a un sistema di combattimento interessante basato sul tempismo, ma un po' ripetitivo, anche perché è un gioco che dura, ripeto, Stefano l'ha finito in 25 ore e passa con il 50% dei sbloccabili. Se vi piacerà tanto lo giocherete anche 40-50 ore. Se volete andare dritti e spediti, ma non so per quale motivo avete preso questo gioco, esatto, a questo punto ce ne mettete 15. Comunque è un gioco che ovviamente non è che basa su novità o sul sistema di combattimento. È interessante perché ci sono tante combo, tante abilità e potenziamenti e armi che si sbloccano man mano che si va avanti all'interno dell'avventura. Però ovviamente di base il sistema di combattimento è ripetitivo. Appena poi per Paolo magari proviamo a vedere se ci sono gli obiettivi. Va bene, mi fermo subito. Hop, quindi tasto centrale, andiamo a vedere i trofei, vediamo se non è detto che ci siano, perché ripeto il gioco deve ancora uscire, vediamo, ecco qua ci sono, fortuna. Vediamo. Allora, a parte ovviamente il platino che tutti quelli lì, estremamente raro. A ordinare per rarità. Rarità. Ecco qua. Quindi abbiamo insomma quello super top. Poi abbiamo questo, ah no, per rarità l'ho ordinati, quindi no, quello originale, vabbè. Poi ci sono un po' di nascosti legati alla storia probabilmente. Esattamente, questi sono tutti legati probabilmente alle missioni. Usa il colpo dall'alto da una, vabbè, quelli soliti collezionabili da almeno 60 metri, uccidi un berserker in fiamme con esecuzioni, perché come avete visto prima, se lanciate i nemici nel fuoco prendono fuoco. Stranamente. Chissà come mai. Emetti una minaccia, di morte. Andiamo a vedere. Marchia un capitano in combattimento. Avvelena un capitano al suo stesso banchetto. Quindi, evidentemente, si possono appunto fare con lo stealth avvelenare i nemici. Volete se c'era qualcosa di un po' più nuovo? Eccolo qui, d'argento. Completa tutte le missioni leggenda di Akarn. Quindi, un tipo di missione secondaria. Completa tutte le missioni leggenda di Azkar. Andiamo ancora oltre. Raccogli il 100% dei manufatti, ascolta tutti i ricordi, completa facile tutte le sfide di sopravvivenza, tutte le missioni di salvataggio dei reietti, tutte le sfide di caccia, queste sono tutte le missioni, e poi quello, mi sembra sia l'unico dorato, attiva tutte le torri della fucina, ma potrei vederci malissimo, no? Anche questo, completa un successo 4 sfide di caccia.
Vincenzo, hai l'ultimo paio di domande da condividere con noi o i nostri utenti sono soddisfatti? Riguardo al gioco, le domande nello specifico sono finite. C'è chi ci chiede che configurazione PC abbiamo, perché lui è indeciso tra la 970 e la 980 per il passaggio. Il passaggio diciamo di schede, cosa gli consigliamo? Diciamo che con entrambe va molto bene il gioco. Stiamo parlando di due super schede, che in base al tuo budget, onestamente, la 970 risparmi un po' di soldini e anche un po' di corrente. Se c'hai i soldi per prendere la 980, comprala, che hanno fatto anche un bel abbassamento di richieste in termini di potenza proprio di watt rispetto alla serie 7. Quindi, boh, comunque in entrambi i casi il gioco va a palla di fuoco, come si dice a Terni. Allora, lanciamo le ultime due spot giapponesi e poi ci vediamo tutti quanti insieme abbracciati per salutarvi. Quindi vai, Jacopo. Come al solito quella banda, quella boy band che sembra un po' Final Fantasy sarebbe da prendere proprio a schiaffi tutti quanti uno alla volta, e poi questa sorta di free joy è carina come pubblicità fatta bene anche col green screen. Come al solito ce ne sono davvero mille, potremmo fare intere puntate di qualcosa legate semplicemente agli spot giapponesi. Vincenzo, hai qualche domanda della vita? No, stanno ridendo tutti quanti sugli spot giapponesi. Vabbè, fanno sempre, spezzano sempre un attimino. Ci chiedono l'ultimissima domanda sul gioco: se ci aspettiamo i DLC, cioè certo, cosa secondo noi cosa riguarderanno? Se la trama, se più nello specifico. Ci sono missioni, assolutamente missioni, rune, equipaggiamenti e potenziamenti. Il Season Pass non costa poco, 24,99, è una bella sveglia ed evidentemente i piani sono davvero a lungo termine. E con la morte di Pierpaolo riusciamo a finire in super diretta a 60 minuti con la morte di Pierpaolo, perfetto, quindi lo ringrazio per essere morto più e più volte in questa super diretta. Ringraziamo il nostro espertone Matteo. Grazie, anche un po' arrogante nel suo essere esperto. Può essere arrogante. Arrogantissimo, io so tutto. Vincenzo che ha seguito la chat, Jacopo e regia, noi ci vediamo la prossima settimana in super diretta, ma ormai siamo live sempre e comunque, ci manca essere live soltanto dal letto. Avremo o dal bagno. Dal bagno ci stiamo attrezzando, ovviamente ci mancherebbe, non lo facciamo. Grazie per averci seguito e alla prossima super diretta. Ciao.